Matteo Giammito, barbaresco della contrada Querciola. Personaggio che comunque è stato baciato più volte dalla sorte, un personaggio di una contrada che non numerosissima ma molto unita. Buonasera Matteo, e raccontaci innanzitutto il tuo avvicinamento al mondo dei cavalli, da cosa nasce? Buonasera. Allora, i cavalli parte da lontano, da finché ero piccino sono sempre stato in mezzo ai cavalli per parenti, per tutto. Poi, grazie a Gino Colipazzi, che era capitano della contrada, mi ha avvicinato parecchio al mondo del palio dei cavalli e da lì mi è entrata la malattia. Allora, la contrada Querciola è stata la contrada che ha fatto il cappotto. Ha avuto per due anni consecutivi, 2014 e 2015, due grandi cavalli. Sì. E ci interessa sapere da te, soprattutto la tua esperienza che viene fuori dal fatto di portare nella stalla quella sera lì il bombolone della piazza, perché 2014 Bon Mario da Clodia, un missile terra-aria, esatto. E 2015 colui che fu passato all'ultimo 30 metri da Bon Mario, ma avendo fatto una corsa spettacolare, che era Tavel Punta d'Oro. Certo. Le tue emozioni quando rientri nella stalla con un cavallo di questa tipologia? L'emozione di Bon Mario è stata clamorosa, perché era il mio primo anno da barbaresco ufficiale, eravamo rimasti due cavalli e mi era rivenuto in mente un 2004 bruttissimo con cavallo buono e l'ultimo cavallo. Noi con la Fedruzzo, con Bon Mario e Plutarco ho detto ci risiamo, e invece la sorte ci ha voluto bene, è stata un'emozione bellissima, poi tutto il popolo dietro che ti urla quando vieni via. Che tipo di cavallo è Bon Mario? Che carattere ha nella stalla? Bon Mario penso che gli basta la parola e basta. Tranquillo, lo fa, cioè proprio lui è nato per correre. Lui non c'ha né stress dal cambio di stalla, né se viene ferrato, se viene guardato più volte, lo porti fuori la mattina. È un cane. Quindi un lavoro anche agevolato? Sì, con Bon Mario sono stato fortunato perché c'era tutta gente a fargli poco. Considerare anche come veterinario, niente, quello è un cavallo, diciamo, quasi perfetto così da corsa. L'anno dopo con Tavel. Dopo Tavel io era un nome che avevo dato, diciamo, al mio fortunello, perché lo volevo, perché un aneddoto dell'anno prima con noi gruppo strada si era detto il prossimo anno ci tocca Tavel e si fa cappotto. Sorta ha voluto che mi sia toccato Tavel e avete fatto il cappotto. Sì. Sì, anche lì quando siamo usciti tutti un po' in sordina, diceva Tavel l'anno prima, io ho detto di me scoppiamo dalla gioia, ho detto anche quello è un misto qui, quest'anno ci si disborda proprio per andiamo. Infatti poi quando arrivò alla stalla Simone dissi va bene, vieni qui per riprovarci, infatti lui disse da subito si va, si prova. E poi cappotto, cioè cappotto di contrada, cappotto che è lo stesso Fantino. Certo, no, Simone è stato il primo anno, ha avuto una freddezza che io personalmente il primo giro gli avrei quasi tirato, nel senso perché mani basse, senza frusta, cioè io lì che dicevo Dio buono, sei sesto, vai, invece appena andato il momento giusto siamo andati. 2015 aveva una determinazione che voleva riconfermarsi, voleva arrivare a tre vittorie come Beppe Pese e De Paolo, ha detto me la sento, ci provo. È andata bene, era concentratissimo, siamo partiti prima, che la partenza di Simone non è mai al millesimo. Quella fu una partenza buona, perché prese la testa e da lì l'ha mantenuta. Certo. Cosa che era successa anche l'anno precedente, perché l'anno precedente era il cavallo della Porta Bernarda con Micheli, sì. Prese la testa, però sì, poi girò terzo, poi rimase dietro e girò un po' largo, magari forse lì ha perso quell'attimo in più. Però comunque non per fare quello che era, ma Bon Mario. No, effettivamente Bon Mario è. Quando mette la marcia non aveva veramente una marcia più, una potenza. Sì. Dovevi passare, la solita posizione di vicino alla mossa, dovevi passare proprio, era un missile. Sì, sì, no, quando mette la marcia non si tiene. La stalla è vicino alla vostra sede oppure no? Sì, 200 metri dalla sede. Quindi praticamente il mercoledì, raccontaci il tuo mercoledì, giorno dell'assegnazione e della tratta.
Ti alzi la mattina e con quale morale, con quali pensieri? Fino a mille pensieri, vado alla stalla a volte, più volte, a vedere se ho messo tutto a posto, se c'è tutto il truciolo pronto, a mangiare, acqua, cioè il cavallo che viene da me deve stare bene perché ce n'è uno, sicché quello che c'è da fare gli va fatto. Che guardo lì, poi guardo la lista 100 milioni di volte, parlo con il capitano, ci si trova, ma con questo si può fare questo tipo di palle, cioè tutte tra virgolette ipotesi, fino a che non arrivi poi nelle corse di selezione e guardi un po' come viene fuori il lotto. E dopo il lotto faccio... Dimmi. Perché la contrada poi arriva a Piazza Montanelli, unita, questo gruppo... Certo. Visto questo popolo di Querciola praticamente è un mezzo dietro di te, certo. Urlante, e che quali non sono le emozioni che provi quando entri in Piazza Montanelli percorrendo tutto Corso Matteo? Bellissimo, io quando fino a 4 anni fa ero dietro a cantare, a urlare, non pensavo che si fosse una cosa del genere. Quando ti senti la contrada dietro che sostiene il fortunello, sostiene il volontà, di come se si va lì senza paura, cioè andiamo, è bellissimo. Poi col capitano e il presidente, il fortunello si cammina proprio da signori, è bellissimo, veramente bellissimo. Nei giorni seguenti poi c'è un giovedì, c'è un venerdì, c'è un sabato, sì. E poi ovviamente la giornata finale che è la domenica. Sì. Questi giorni lì come ti svegli la mattina? Il primo pensiero la mattina è andare subito nel box, guardare insomma, se ha mangiato, se ha bevuto, se ha fatto quello che deve fare. E sei uno di quei barbaresi che dorme col cavallo? No. Sì. Quindi dormi tutte le sere ci dormo io. Ho capito. Tutte le quindi sere. Praticamente 24 ore su 24 sta cosa, sai? Intende praticamente sì. Le prove. Certo, sì. Quindi la mattina ti alzi e controlli il cavallo durante la notte senza. Poi prendi. Lo prendi, lo porti fuori, ma fa la sgambata normale, che giustamente non è come a casa che magari la mattina si allena e poi va a fare quello che deve fare, che lo porti fuori, pulisci il box per benino, viene il veterinario se da venire oppure no, viene il fantino, fa colazione e poi si aspetta la prova. Tutto lì. Ci ha provato anche un po' la mattina da qualche parte, assolutamente. No. Il cavallo non viene mai montato la mattina. No. Okay. A meno che non serva, però per ora non mi pensiamo un tipo in particolare, comunque in ogni caso poi vi trovate tutto il pomeriggio sì. Verso le 3 che la prova c'è alle 6 e mezzo, sì. Comincio a preparare le borse, comincio a preparare le fasce, per, insomma tutta la roba che serve, la briglia e tutto, la casacca, il fantino, ci sarà la borsa apposta, tutto quello che è, e poi alle 5 e mezzo lo pulisco fino alle 6 che bisogna essere dentro il box. Montate sul panno e vi iniziate verso la buca. Te che hai vinto due pari consecutivi, quindi cappotto bellissimo, importante. E cosa prova un barbaresco la notte che ha riportato il cencio contrario? Cioè la notte nel suo contrario riportato il cencio, il barbaresco andrà a letto, no? Alle 2, alle 3, l'ora che sarà, perché i festeggiamenti saranno lunghissimi. Ma quando si ritrova solo? In casa sua? Ma io nel 2014 non ho dormito. Non ho dormito perché stavo piangendo. Piangevo perché 17 anni che non si vinceva, si è vinta in quella maniera come nel 97 di rimonta, sicché fino all'ultimo non ci credevi mai, poi in quei 10 metri è partito tutto quello che doveva partire, vai dal cavallo, stai lì, cioè poi è bello perché te sei stato 4 giorni con quel cavallo, capito? Sicché è arrivato la domenica in condizioni ottime e ha vinto. Dentro di te c'è orgoglioso che dici allora ho fatto un bel lavoro, nel senso io gli ho dato da mangiare un po', cioè cavallo è stato bene, piccole cose però pensi a tutto. Sono fondamentali, infatti noi facciamo questa trasmissione appositamente perché vogliamo dare risalto a una figura che è fondamentale, cioè Barbaresca è una figura importante quanto il capitano e quanto il presidente della contrada, perché è colui che comunque custodisce, certo, l'oggetto del desiderio. È la responsabilità dell'unica cosa che ti dà. Però ho detto, io non ho dormito perché ero troppo felice, poi infatti la mattina dopo al lavoro ero... Però è stato, cioè, lo rifarei un milione di volte, come credo tutti anche. Beh, direi che è proprio di sì. Comunque poi nel 2016, quest'anno, dopo il cappotto storico, sì. Cavallo Osman, che tipo di cavallo era?
E com'è andata? Ma, fortunatamente era un collo tranquillo, niente di cose strane, molto diciamo gestibile, proprio poi comunque si era un cavallo di 9 anni, quindi un po' di esperienza ce l'ha. E riguardo al palio, secondo me anche lì abbiamo fatto un bel lavoro, perché siamo arrivati comunque sia la domenica che il cavallo era pronto per correre. Poi la batteria che ci era toccata non era proprio diciamo facile, perché ci era toccata dei cavalli che noi volevamo la tratta. Però siete riusciti ad andare in finale. Purtroppo siamo cascati dopo 10 metri perché ci è rimasto il canale dalle gambe. Il cavallo ha continuato e sinceramente io dopo 10 metri pensavo che il cavallo si è tornato indietro perché non lo vedevo. Era in mezzo a Ferruccio Botteghe e io ho detto a Pirazzo, bisogna andare a cercarlo perché non lo vedo. Quando poi passa davanti a noi, che vedo che è nel mezzo, allora lì la prima cosa che ho fatto mi è venuto da tirargli un po' di sangue per farlo andare. E dopo la curva è scurvato terzo, ho detto ci si fa se si va a finale così, infatti è stato anche lì come va. Quando sono andati quarti non ho visto l'arrivo, ho corso verso la corciola, insomma verso di noi e quindi Osvaldo ha fatto onestamente il suo, sì. Tant'è che poi la fortuna non vi abbandona mai, eravate lì in corsa al finale, finale importante, finale lunedì sera, che è il cambio della busta della domenica, sì. Lunedì sera contro la corciola risulta essere lì in corsa, quindi insomma altro ruolo importante e fermiamoci qui. Qui la conta da quel ciò. Sì, abbiamo avuto. Ci è andata bene, però comunque sia, noi non è che siamo partiti solo come dire tanti per dare la mossa a noi, il nostro palio si può. Una corsa comunque ha sempre poi il suo premio, no? Sì, sì, siamo stati leggermente anche penalizzati dallo sgancio del mossiere, perché dovunque tutte le riprese che si vedono siamo sempre un metro e mezzo fuori dal paletto. Avresti voluto ridottartela? Sempre. E il motto nostro per il gruppo stalla a far presenza in bua non ci si va mai, perché finché si vuole si fa, poi è chiaro, se sei in finale guardi, ma se sei in finale poi i giochi ci sono da tutte le parti, però finché ci sei sopra si fa. Siamo stati con Matteo Ciammito, Barbareschi di Querciola, simpaticissimo personaggio, grazie di essere stato con noi. Grazie mille a voi.